Buongiorno amici di Ciao Como, oggi siamo a Villa Olmo. A Villa Olmo vi chiederete come mai siamo a Villa Olmo e allora come mai siamo a Villa Olmo lo chiediamo al presidente della cooperativa Socio Lario, Giorgio Allara. Come mai? Allora, buongiorno, siamo qua perché stiamo cercando con i nostri ragazzi della cooperativa sociale Socio Lario, che sono delle persone adulte con disabilità, di riattivare questi percorsi che erano già preesistenti. Noi abbiamo cercato solo di spostare un pochino la sabbia che li ricopriva per renderli di nuovo fruibili per tutti. Sono i percorsi per disabili, ovviamente, vediamo che c'è anche Pia Pulici qui oggi, stamattina. Nel 2003 questo percorso, io col Diego Peverelli. E allora noi abbiamo detto, veniamo con i nostri ragazzi a farlo con quello che abbiamo a disposizione noi, qualche scopo, un po' di travestimento e un po' di leggerezza. Che è la nostra. Allora magari ci incamminiamo, andiamo verso i ragazzi, c'è anche... Qua c'è una, ecco, Sara. Se vuoi presentarli. Sara, vuoi salutare? Sì. Cosa hai fatto oggi qua? Racconta. Ho scopato. Brava, con questa? Come una vera strega? Come una vera strega. Sì, perché oggi, presidente, sono tutti, visto che è il 31, esatto, è la festa di Halloween, avete colto questa occasione anche per dare uno spirito di gioia giocoso. Esatto, è proprio quello che sappiamo fare noi, è prenderla con leggerezza, vero? Sì. Sara? Sì. Ed è un gran lavoro. Se vediamo... ci fermassimo ogni problema sarebbe un disastro. Invece noi sappiamo che i problemi, se li affrontiamo un po' in maniera così, con un po' di allegria, li risolviamo quasi sempre. Quasi sempre. È molto bello, c'è anche l'assessore Angela Corengia. Andiamo in là, ci incamminiamo. Sì. È un bel lavoro, assessore. Bel lavoro, bel lavoro, sì. Quando ci sono queste iniziative che ci danno energia. Ecco, anche perché c'era proprio la necessità di sistemare, mentre noi lo inquadriamo così anche tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta possono vedere il lavoro fatto e soprattutto un lavoro che serve, questo è l'ingresso di Villa Olmo. Poi sicuramente adesso sapete che Villa Olmo è in fase di riqualificazione complessiva, per cui poi verrà comunque riattivato questo percorso, però il loro contributo oggi consente di mettere in luce il percorso per chi ne ha la necessità. Ecco, lo facciamo vedere in alcuni punti, presidente. Il percorso è vedete un po' sommesso, ma è perché ha la sua età, ha bisogno di essere un po' ringiovanito e di essere utilizzato. Già così, però, assessore, è già utilizzabile. Così è utilizzabile, sicuramente. Stanno facendo un gran lavoro. Non è perfetto, è perfettibile e poi verrà comunque ripristinato quando sarà oggetto di riqualificazione. Per cui intanto ringraziamo lo Socio Lario che oggi ha avuto questa brillante iniziativa e sono davvero preziosi questi contributi per l'amministrazione, soprattutto essere vicino. E allora andiamo in là, presidente. Grazie, e andiamo a raggiungere perché i grandi lavori, la grande mano d'opera è tutta spostata in questo momento. Avete iniziato presto questa abbiamo mattina. Abbiamo iniziato presto, alle 9, sì, perché poi verso le 11:30 ci viene fame, quindi sappiamo che noi scherzo, però noi la mensa è a mezzogiorno, quindi poi molti ragazzi che sono venuti in bus sono già tornati su credo educatori. Qui è rimasto l'ultimo gruppetto di irriducibili che invece sono venuti col nostro pulmino e che stanno finendo l'ultimo pezzettino e dopo anche loro rientreranno in struttura a Sagnino. Ecco, parliamo anche della vostra struttura che è importante e significativa la presenza nel quartiere di Sagnino. Sì, sì, siamo a Sagnino da più di 30 anni. Prima eravamo vicino nella scuola di Mognano, per un anno siamo stati lì, poi ci siamo spostati nell'ex scuola di Via Ferrabosco. E lì in Via Ferrabosco occupiamo un quarto dello stabile che ci è dato in concessione dal comune con un canone molto agevolato e noi cerchiamo anche di metterlo un po' a posto, con grandi difficoltà, con grandi fatiche, però con l'aiuto di qualche fondazione, con l'aiuto dei cittadini e di qualche donazione siamo riusciti anche a sistemare un pochino la nostra struttura. Ecco, questo è l'ultimo drappello di... ragazzi al lavoro, stiamo educatori, arrivando fino all'uscita nord. Ah bene, educatori, siamo quasi. Utenti, siete partiti, esatto. E l'assessore Bonduri, adesso andiamo anche dall'assessore, infaticabile. È una presenza, dicevamo, significativa che coinvolge un discreto numero di ragazzi e ragazze.
siamo venuti noi quasi tutti, noi siamo in 30, i nostri utenti sono 30 attualmente, a parte un gruppo di 7-8 che oggi aveva l'attività di cavallo e quindi non potevano saltarla, tutti gli altri sono venuti, sono venuti qua. Siamo 35 oggi con volontari. Più volontari e tutto, siamo 35 ragazzi. Oggi sì. Ecco, è stata una bella iniziativa che si concluderà a mezzogiorno. Sì, sì, tra poco liberiamo il campo. Poi stavamo pensando, magari, non lo so, di qualche altra volta di organizzarci col comune per venire a sistemare, ovviamente ci sono dei pezzi che vanno ancora fatti, magari con più calma. Oggi era soprattutto una cosa molto dimostrativa. Di per festa noi. E poi festa. Anche, ma significativa, perché per la città questo è un. È un servizio utilissimo, utilissimo, perché mette a disposizione, da tempo non era utilizzabile, mette a disposizione, vediamo tante tante persone, parliamo anche. Salutate. Buongiorno. Com'è andata? Com'è andata la giornata? Ciao. Com'è andata? Bene. Ti sei divertito? Ti è piaciuto? Sì, sì, mi sono divertito. Quindi è da riproporre. Sì, è da riproporre. Ci possiamo prendere cura di questo parco, Andrea? No, Come no? Dai, un pezzettino almeno, poco. Dai, dai, si fa fatica? Si fa fatica? Dai, dai, devo prendere il parco. No, non si può. È troppo grande? Grande, vabbè, allora pazienza. È troppo, che aspetta anni. Tantissime persone anche del quartiere di Sannino. Eh sì, i nostri volontari. L'amico Rodolfo, mente del presepe storico di Sannino, mentre passano gli idrovolanti, il rumore, tanto è bello lavorare con questi ragazzi, Rodolfo. È una soddisfazione lavorare con questi ragazzi, è una soddisfazione proprio per l'affetto che ti regalano, capisci? Quella è la cosa più importante. Un bel lavoro quello di stamattina, soprattutto utile, direi, sì, utile di sì. A tutta la comunità, salutiamo molto l'assessore. Molto importanti, non solo per le carrozzine dei disabili, anche per le carrozzine delle mamme. Ah sì, prima ne sono passate un paio. Sentiamo anche, vediamo con rastrello e scopa in mano, presidente, anche un altro volto noto del Consiglio Comunale di Como, giusto? Esatto, è l'assessore Bondoni. Che sta parlando adesso con un volontario. Le ultime indicazioni, che si è dedicata alla manovalanza stamattina. Sì, 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 ci ha dato una bella mano anche lei, come tante persone che sono venute oltre ai nostri volontari, ci hanno visto e ci hanno detto che cosa avremmo potuto fare per voi. E questo già è una prima cosa importante, perché noi il nostro messaggio è un messaggio di inclusione, no? Inclusione sociale. E il primo passaggio per dedicarsi all'inclusione è quello di riuscire a guardare gli altri e le difficoltà degli altri, ma non solo le difficoltà, almeno guardare gli altri. Quando uno vede gli altri, è già a metà strada. Questo è proprio vero, lo spirito poi della vostra cooperativa, una cooperativa che, lo ripetiamo, è a Sannino da sì. Tantissimi anni e che svolge, al di là del servizio diciamo di utilità per questi ragazzi, ma anche un servizio pubblico in questo caso. In questo momento sì. Sentiamo cosa ne dice, facciamo due sì. Parole anche con l'assessore Bonturi, eccola. Voleva chiedere due cose. È al lavoro, anche lei da stamattina, al lavoro. Beh, è bello, no? Diceva il presidente, questo connubio che c'è. Questo connubio che c'è anche con l'amministrazione comunale. Ah sì, noi gli abbiamo mandato una sollecitazione molto leggera e loro hanno risposto molto bene. E quindi molto è stato importante della risposta. Che sì, effetto fa? Io qui sono assolutamente come volontaria e perché ogni tanto bisogna, cioè proprio concretamente a me piace poi fare le cose, diciamo così, ogni tanto con le scartoffie non vado tanto d'accordo. Quindi siamo quasi in chiusura di questo incontro. Sì. Da parte dell'amministrazione ci sarà sicuramente sensibilità particolare? Assolutamente sì, sensibilità, alcune questioni ci interessano particolarmente. Prima immagino che abbiate parlato con l'assessore Angela Corengia, credo che siamo assolutamente sulla stessa linea. Troveremo delle soluzioni anche proprio per sistemare bene tutto e io sono particolarmente contenta e soddisfatta per oggi. Allora la lasciamo col rastrello e la scopa per ultimare il percorso. Questo non è uno scorzetto ed è un buonissimo dolce per Como. È un regalo che si fa. È un regalo in questa giornata. Diciamo alla Sociolario. Alla Sociolario, particolare. Assolutamente sì. E a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie. Allora grazie assessore per la sua delicatezza, soprattutto per le parole, e ringraziamo e diamo appuntamento al presidente per i prossimi appuntamenti, soprattutto i prossimi lavori in città. Certo, da parte della Sociolario. Noi abbiamo tante idee, vi terremo informati. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti i presenti.
a presto da Mario Molteni, ciao Como, Villa Olmo, Sociolario, le streghette della Sociolario che ci salutano qua in diretta per questo bel esempio di collaborazione tra le cooperative e il comune di Como.